Massimo D'Alema anche a Cosenza ha presentato il suo libro Non solo euro. L'occasione, ovviamente, in vista delle elezioni europee, viene colta per parlare ad ampio raggio di politica. Beh, noi vogliamo un'Europa che sia più democratica, più vicina ai cittadini, quindi basata sul voto popolare. Vogliamo che il voto popolare conti nel decidere le politiche europee. Vogliamo un'Europa più sociale, cioè orientata verso il lavoro, verso la crescita economica e non prigioniera dell'ideologia dell'austerità. Il Sud deve fare la sua parte, ha sottolineato D'Alema. Deve fare la sua parte per tornare ad essere al centro dell'attenzione della politica nazionale e della politica europea. Molto dipende dalla qualità della classe dirigente meridionale. Infine, un deciso intervento di sostegno per Mario Oliverio, attuale presidente della provincia di Cosenza e probabile candidato alla presidenza della regione Calabria. Io penso che il Partito Democratico in Calabria abbia le carte in regola per tornare alla guida della regione, insomma, per porre fine all'esperienza di centrodestra e assumere la responsabilità diretta di guidare la regione. Questa è la prospettiva verso la quale bisogna puntare. Ci sono personalità, insomma, indubbiamente in questo momento forse la personalità di maggiore spicco è proprio quella di Mario Oliverio, che anche per la sua esperienza di governo si presenta come una personalità forte.